molti di voi non potranno non conoscere questo. If you want my advice, give the shit up. Skeletons in your closet. It's in the... Tantissimi conosceranno quest'altro. Bravo, barazzo rude. Come in, get about the old country. Altri già di meno si ricorderanno. Già in pochi conosceranno quest'altro. We send someone down to cut ourselves a nice slice. Si ricorderanno di... Ma in quanti conoscono il primo capitolo di Grand Theft Auto? Come si evince dall'introduzione, oggi giocheremo al primo capitolo di Grand Theft Auto. Ecco qua, questo maledetto filo, mo me lo mangio, lo lascio così. Il primo Grand Theft Auto, anno 1998, dobbiamo tornare indietro di 16 anni, praticamente. Molti, molti degli attuali giocatori nemmeno erano nati, cazzo! Ma vabbè, com'era il primo Grand Theft Auto? La grafica non è lontanamente paragonabile ai giochi attuali. Normale. 16 anni si sentono, insomma, per un videogioco. Però si faceva rispettare in quanto a gameplay e quant'altro. Perché? Perché fondamentalmente le caratteristiche sono le stesse con gli attuali giochi. Siamo dei criminali, no? Il personaggio che sceglieremo è un criminale che si dovrà fare strada, non sempre in maniera legittima, nel mondo del crimine. Attraverso le missioni principali si evolverà la nostra storia fino a raggiungere l'apice della criminalità organizzata. La visuale del gioco è dall'alto e per dare un senso di prospettiva, altrimenti il gioco sarebbe completamente lineare, completamente bidimensionale, diciamo, e la prospettiva è data dagli edifici, no? Quindi si vedranno questi edifici che punteranno verso l'alto, giustamente, mentre il resto è completamente bidimensionale. Quindi ci si potrà muovere o orizzontalmente o verticalmente, a volte anche in maniera obliqua, ma sempre su due dimensioni. L'azione si svolge sempre su strada, non ci sono gli interni in questo gioco. Ci possiamo andare o a piedi, oppure grazie a qualche veicolo. Il veicolo, naturalmente, in questo gioco, tranne i primi o quelli che ci avranno forniti, se rubano. Cioè, chiacchiere stanno a zero, perché altrimenti andate a giocare a Hello Kitty online, no? Qua si ruba, si ammazza, se brucia, se fanno impicci con la droga, che put... Avete capito, no? Praticamente il senso del videogioco. Questa è la schermata del menu di gioco, e noi andremo a scegliere un nuovo gioco. E questa è la schermata, io ho fatto già qualche partitella così, questa è la schermata della selezione del giocatore, del personaggio. E noi ne sceglieremo uno a caso. In questo caso lo giocherete tutti tranne Bubba e Panzone. E andremo a scegliere Bubba e Panzone. Ed eccoci qua. La visuale dall'alto che vi dicevo poc'anzi. In basso ti spiegano praticamente dove devi andare e cosa fare. Quindi in questo caso ci ha avvisato che se vogliamo lavorare, guadagnare e diventare un criminale, dobbiamo raggiungere questi telefoni e cominciare qualche missioncina. Noi scendiamo, allora, in base alla missione che andremo a scegliere, ci sarà un qualcosa da fare, giustamente. Intanto becco la pistola. E poi andiamo a scegliere la missione a caso. Ok, il Bubby che... un boss che si chiama Bubby, cioè come in cane. Bubby, via qua, vabbè. Dobbiamo uccidere il capo della polizia. Perché? Perché è corrotto, ma anche in testa de cazzo. Non gli basta mai. Allora, allora, intanto abbiamo acciaccato un motociclista e chiediamo scusa. Però se poteva fare un po' più a destra, vabbè. Abbiamo subito ammazzato un tizio. Appena cominciato a giocare già abbiamo ucciso e seminato il panico.
andiamo a rimediare il furgone e andiamo a beccare il furgone carico di tritolo da lasciare nella stazione di polizia. Queste iconcine, ovviamente, sono delle informazioni che ti danno nel gioco. Ne prendo questa qui. Ecco, ovviamente ci avvisa che col fatto che adesso stiamo prendendo questo camion carico di esplosivo, ci avvisa che se dovessimo beccare troppe buche oppure troppi incidenti o troppi spari, salteremo in aria con lui, e non è una cosa bella perché è game over. Per completare la missione dobbiamo lasciare questo bel furgoncino carico di tritolo e di ogni esplosivo esistente dentro la stazione di polizia, che dovrebbe stare qua vicino. Oh cazzo, attenzione, ho beccato il furgone, un altro furgone contro furgone, attenzione. Devo girare, mi pare, qua. Dov'è sta stazione di polizia? Ecco qua. Liberty City PD. Police Department. Non pensate subito male, cazzo. Ci dobbiamo sbrigare perché faranno saltare in aria tutto il ciborio qua, tutto il cinema. Noi attraversiamo la strada intanto che esplode. Che c'è qua dentro? Sempre la pistola, vaffanculo. Oh, quella è esploso? Ok. Ed ecco qua. Abbiamo fatto esplode tutto e... e ha preso fuoco l'edificio praticamente. E adesso dobbiamo... oh, che macchina spettacolare. E questo che cos'è? Cazzo, un tizio che è andato a morire in mezzo alla strada, poraccio. Vabbè. Attenzione, se riesco a rubare sta macchina una svolta, perché questa piotta va veloce, sarebbe. Dobbiamo continuare la nostra missione dove ci dice lui, perché non è finita. Dice che dobbiamo andare a parlare con un tizio. Attenzione, attenzione, attenzione. Eccolo qua il tizio. Scendiamo. Tanto la macchina non ho messo il freno a mano e sta andando per conto suo. No, si è fermata. Andiamo a parlare col tizio. Che ci dici, tizio? Ecco la tua parte, ottimo. Dammi la parte. Qual è? Oh. Attenzione, l'avvocato di Sonetti, seguilo. Se si incontra con i suoi uomini, falli fuori tutti. E io lo seguo, giustamente. Macchina, in maniera molto discreta, lo seguo, no? Dato che... non ci dobbiamo far notare. Noi lo seguiamo in maniera molto discreta, praticamente seminando il panico a destra e a manca per la città, facendo più rumore possibile. Noi lo seguiremo, non uccidendolo. Porco demonio, attenzione, c'è salito sopra. Cioè, matto. Dov'è io? C'è sta a seminare. Attenzione. Cioè, no, aspetta un attimo. Ma che... cioè lui ha... oh, mi devi far passare però! Cazzo, ho a posto. Cioè, ci aveva seminato in un secondo. Tra l'altro. Oh, chi è che ci sta a tirare? Oh. No, tacci vostra! No, no, qua non posso entrare. Che c'è? Porca troia, mi hanno ammazzato! Porco demonio! E niente, devo entrare là dentro e devo ammazzare tutti. Porca troia! No, non muore, non muore, non muore. Ok, il primo è morto, porca troia, il secondo no. Vaffanculo. Ma guarda se la fallisco, eh. Però, cioè, come vedete non si mira. Cioè, qua non si mira. Non c'è modo per mirare. Altro che GTA adesso. Target lock. Ma vaffanculo. Cioè, target lock, capito, no? Blocchi il target, spari, una sventagliata e ammazzavo tutti. Facile, no? Prova un po' così a ammazzare la gente. Non è facile, non è facile per nulla l'entrata, amici. Sì che c'è l'entrata. E io mi secco tutti. Come vi dicevo poc'anzi, il trucco qua... no, maledetti! Oh cazzo, non ho preso la pistola! Porco demonio! Non mi tocca ammazzarli a pugni! Oggi sul mio nodo trova subito una pistola o un'arma. Potrei trovare pure una bella macchina. Scusate, cioè... perché mi sto a fare problemi nel prendere le macchine? Cominciamo con questo. Oh cazzo, liscio. Cominciamo con questo. E uno è ito. Poi l'altro dove l'abbiamo? Dove l'abbiamo? Dove sta? Eccolo. No, che fail! Se andato a nascondere là. Amico mio, si intrappola. Attenzione, i poliziotti ci stanno... tirando di tutto addosso. Manca giusto qualche granata. Ok, ha ammazzato pure il secondo. Mi pare ce ne stanno altri due forse.
Mi sono impiccato, vabbè. Qua giù che abbiamo? Ok, niente. Dobbiamo cercare il terzo, il quarto. Dov'è? Dov'è? Vedete la freccetta che vi dice soltanto in linea d'aria dove so. Linea d'aria dove sono le persone. Non è che ti dice. Non è che ti calcola il percorso. Por cavolo ti calcola il percorso. Allora, dove stai? Dove stai andando? Dove stai andando? Dove stai andando che sei morto? No, che fegna! Che liscio! E ho finito la missione. Attenzione, super mega macchina. Vabbè, gliela lasciamo. Ok. Attiviamo un'altra missione. Attiviamo... Oh, qualcuno è sceso? Attiviamo questa di missione. Prima che via... Ci servono due taxi gialli. No, ci ha preso! Che fail! Vabbè, forse... ce la siamo cavata. Questo tanto è reso conto di quello che abbiamo fatto fino adesso. Due amici, vabbè, tranquillo, no? abbastanza sono un personaggio abbastanza tranquillo, dai. Ok, queste sono le macchine che corrono un botto e se li vede perché la telecamera zooma subito all'indietro, perché altrimenti non si sa dove vai. Vedete come zooma subito al volo? Sì, la limousine ce la stoppiamo. Attenzione, che abbiamo qua? La morte. Ecco che cosa abbiamo, la morte. Perché qua non si nota. Vabbè. Qua un bermitra. No, sempre sta pistola maledetta. Affanculo. Attenzione, ho finito tutte le munizioni a sparare a cazzo tipo nel Far West. Che è, oh? Il poliziotto maledetto. Intima a fermarmi. E io non mi voglio fermare. Come la volevo mettere qua? Amico mio, guarda, te sei fatto rubare, ma... Ti sei fatto rubare la macchina, amico mio. Ma sei veramente un poraccio. Oh! Cioè, a canni? Oh. Attivi tu, guarda che l'attivo pure io la sirena, ce l'ho pure io, non è che mi spavento. Che c'è qua, oh? C'era un motociclista. Niente, ci divertiamo un po' a fare gli scemi in giro. Attenzione, posto di blocco. Sgominato così, senza problemi, in super scioltezza. Quattro icone del ricercato. Vediamo un po' se riesco a tenerne una quinta. Noi ci facciamo una collezione. Però mi servirebbe il bazooka. Ma sai che sbrocco col bazooka, sai che spettacolo. Che problemi c'ha quella sirena? Sto... Porca troia! Oh! Sto il poliziotto, sto di che te devi... Oh, te devi fermare. Cazzo! Scende qualcuno? No? Cazzo, è sceso lui. Ok, grande. Attenzione, ce ne stanno due. No, che palle. Che palle, madonna santa. Vabbè, tanto avete visto. Questo era Grand Theft Auto, il primo Grand Theft Auto. Se avete modo, giocateci perché fa parte della storia dei videogiochi. Grazie ancora per vedere i miei video. Mamma mia, ho preso fuoco. Bella, alla prossima. Morirò in 3, 2, 1, morto. Alla prossima, bella.